Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono i temi che affronteremo in questo nostro incontro, partendo da quella che è stata una notizia già diffusa anche nei giorni scorsi, ma era stata approvata proprio quando eravamo lì nell'ultimo Consiglio regionale che si è tenuto appunto in Palazzo del Pegaso, e si parla dell'abolizione dell'obbligo del certificato medico per la riammissione a scuola dopo 5 giorni, approvata, come dicevamo, all'unanimità. E poi rivedere lo stop alla cessione dei crediti d'imposta sugli incentivi fiscali, 2 mozioni approvate dall'Aula, e poi ancora una presentazione importante, quella del calendario di Miss Italia, ma soprattutto tutto per la solidarietà, per accogliere fondi a sostegno dei bambini, l'associazione Cure Through Children. E quindi il primo tema che affrontiamo è l'approvazione all'unanimità del Consiglio regionale della Toscana della legge che abolisce l'obbligo di certificazione per la riammissione a scuola dopo 5 giorni di assenza. A illustrarla è stato il Presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni, che ha spiegato come essa si inserisca tra gli obiettivi della semplificazione delle procedure amministrative e come la richiesta di tale certificazione non sia più supportata da motivazioni scientifiche. Ricordiamo che in Italia sono già 11 le regioni che hanno eliminato la certificazione per la riammissione a scuola. La contagiosità di una malattia, la scienza ormai ha evidenziato che c'è nella fase di incubazione e all'inizio dei sintomi, non alla fine della sintomatologia. E quindi il certificato dopo 5 giorni di assenza è un certificato che non ha nessuna valenza da un punto di vista della riduzione dei contagi. Si dice anche che è molto più efficace abituare i bambini a lavarsi le mani, a arieggiare le classi. Questi sono più metodi che davvero aiutano alla riduzione della diffusione delle malattie. E quindi non c'è nessun motivo scientifico per avere la certificazione dei 5 giorni dopo 5 giorni di assenza. Quindi, per un principio di semplificazione, dalle leggi Bassanini è un principio fondamentale del nostro ordinamento, le regioni hanno la potestà legislativa di eliminare quelle certificazioni mediche che non hanno più una valenza scientifica, e con questo principio noi andiamo a inserire un articolo nella norma toscana che stabilisce che dall'entrata in vigore della legge che oggi abbiamo approvato non ci sarà più bisogno del certificato per rientro a scuola. Ci tengo a precisare che prima di approvarlo ovviamente sono stati sentiti i rappresentanti delle scuole, c'è il parere della Commissione Quinta che è stato positivo, il parere della comunità scientifica, dei pediatri toscani che sono assolutamente d'accordo in questo senso. Ovviamente, e l'ultima cosa, sono fatte salve le disposizioni che si devono attuare nell'ipotesi nella quale, come abbiamo visto per il Covid, purtroppo si diffondesse una malattia infettiva grave e pericolosa. In quel caso la disciplina vigente permette di reintrodurre certificazioni, di introdurre misure limitative della diffusione, e la legge che noi abbiamo approvato non ostacolerebbe minimamente tali provvedimenti. È una storia che viene da lontano, siamo all'inizio del 2020, ero all'epoca presidente della Commissione Sanità, l'organismo toscano del governo clinico diede un'indicazione di andare verso un processo di semplificazione, poi sappiamo c'è stato il Covid e quello che c'è stato, oggi finalmente la Regione Toscana si adegua a una normativa di semplificazione, i bambini potranno tornare a scuola anche dopo 5 giorni di assenza, senza certificati medici e senza, diciamo, un aggravamento di carattere burocratico ma essenzialmente amministrativo che molte volte compete in questi casi ai pediatri, quindi c'è un alleggerimento del lavoro amministrativo delle funzioni mediche che invece devono concentrare essenzialmente la propria attività sull'aspetto di cura e di vista ovviamente dei bambini. Qui riguarda una fattispecie particolare, ovviamente non riguarda tutte le questioni riferite a infezioni o malattie gravi che riguardano il livello nazionale, pandemie, come nei casi in cui la normativa nazionale sovraintende ovviamente alle normative di carattere regionale. Questa era una burocrazia del tutto inutile, tant'è vero che non c'è stato un passaggio di tipo politico se non quello dell'unanimità. Per conseguenza io credo che questo possa essere il primo di tanti atti che sburocratizzino un pochinino l'attività dei medici, specialmente dei medici di famiglia, che sono oberati in questo momento
di carenza di medici di medicina generale, da tanti orpelli di tipo amministrativo che bene o male dovrebbero esserne assolti. È un provvedimento che semplifica la vita sicuramente ai pediatri e ai medici, ma soprattutto alle famiglie che ancora oggi si ritrovavano a fare conti con un documento che, come è stato detto anche all'interno della Commissione, è obsoleto. Infatti è stato superato da 11 regioni. Quindi d'ora in poi i ragazzi potranno rientrare nelle scuole, naturalmente in condizioni di salute ottimali, e come saranno poi i genitori stessi e i medici a consigliare, ma senza bisogno di un foglietto per cui alcune volte era necessario doversi recare dal medico per poter prendere proprio nei giorni in cui magari il ragazzo era ancora a casa, specialmente con i bambini più piccoli, e per le famiglie anche monogenitoriali o con poco supporto era una difficoltà in più. Quindi aiutiamo le famiglie, alleggeriamo la burocrazia per i medici e secondo noi facciamo un servizio a tutta la collettività. Ed eccoci al tema attuale, quello dei crediti di imposta sugli incentivi fiscali in materia di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, super bonus 110%. È stato al centro del dibattito del Consiglio regionale. Sono state due le mozioni discusse in aula, poi c'è l'impegnativa nel quale si chiede alla Giunta di attivarsi con il Governo per fare in modo, come prospettato dai rappresentanti delle imprese del settore, di eliminare quelle che sono le famiglie proprio da questo provvedimento, i condomini, le piccole imprese con pratiche già in corso che non possano scalare il credito fiscale dalle loro dichiarazioni dei redditi per incapienza. Noi ci siamo messi in ascolto dei territori, delle imprese, ma come voi sapete molto bene, anche di tantissime famiglie che dopo i provvedimenti assunti dal governo sono rimaste assolutamente sconcertate, e c'è una crescente paura e un timore che questi provvedimenti possano davvero provocare guai ancora più grossi e rilevanti. Da qui la decisione di presentare una mozione con la quale noi chiediamo alla Giunta di interloquire con il governo, sia perché sia valutata la possibilità anche di tornare indietro rispetto a alcuni provvedimenti, e poi si discuta nella conferenza Stato-Regione o nella conferenza unificata affinché si possa valutare anche la possibilità da parte delle regioni o degli enti locali di procedere anche per quella strada che era stata individuata da altre regioni e da altri enti locali, e che il provvedimento del governo, con una decisione che ha lasciato sorpresi davvero tutti, perché si parla molto di autonomia, ma questo provvedimento invece ha bloccato, azzerato anche l'attività e soprattutto l'autonoma deliberazione di questi enti, e questa mozione serve per anche portare questo tema all'interno del Consiglio regionale. C'è stata una bella discussione e siamo contenti dell'approvazione. Speriamo che sia un blocco di questa decisione presa dal Governo il 16 di febbraio, che in un modo completamente inatteso ha cancellato questo vantaggio fiscale di cui stavano usufruendo imprese e famiglie. Io ho sottolineato in Consiglio regionale che questa era una misura presa dal Governo di Giuseppe Conte alla fine della pandemia, in un periodo in cui il Paese era preoccupato e spaventato di fronte anche alle incertezze del futuro. È stato un modo per sbloccare l'economia, i vantaggi e i numeri lo dicono chiaramente, ci sono stati, a differenza di condoni che invece si vede approvare senza nessuna ragione dal governo attuale. Quindi veramente questo comportamento di decidere dalla sera alla mattina di cancellare un provvedimento che ha portato un incremento notevole in posti di lavoro e in PIL ci è sembrata una cosa completamente fuori luogo. E poi mi domando anche come il ministro Giorgetti e tutto il centrodestra si accorgano adesso della insostenibilità di questa misura, quando erano anche loro nel governo Draghi che ha continuato ad alimentare questo provvedimento del super bonus. Quindi noi abbiamo chiesto come Movimento 5 Stelle al governo di ripensare all'annullamento di questa misura e anche magari fare una concertazione con le parti interessate, ma anche di prevedere, come è stato ventilato da alcuni rappresentanti del settore economico interessato, quindi dell'edilizia, di permettere alle imprese
imprese, alle piccole imprese, ai condomini, alle famiglie non far parte di questo provvedimento quando non ha le loro dichiarazioni dei redditi, non hanno la capienza necessaria. Si continua a far finta di non capire che l'operazione del superbonus ha generato circa 105 miliardi di crediti fiscali, di cui 77 non hanno ad oggi copertura da parte dello Stato, perché il meccanismo di cessione infinita di questi crediti ha creato uno scompenso, rischia di creare uno scompenso nei conti pubblici che non può essere per esempio sanato dall'acquisto degli enti locali e delle regioni, come era stato nelle settimane scorse paventato, perché questo rischierebbe di pesare sul debito pubblico italiano. Non essendo cioè una forma di finanziamento immediatamente liquidabile, gli organismi di controllo europeo avrebbero potuto considerare l'acquisto da parte delle regioni e degli enti locali come un aumento dello stock di debito complessivo del sistema pubblico italiano, con immediate ricadute in termini negativi dal punto di vista della quotazione del Paese e naturalmente dell'appetibilità dei nostri titoli pubblici. Inoltre il Governo è intervenuto su due altri aspetti per noi fondamentali. Il primo, togliendo la responsabilità penale solidale che bloccava le banche nel riacquistare questi crediti laddove ci fosse stato qualche problema, cioè attraverso un meccanismo immediato e automatico di responsabilità penale che invece il Governo ha tolto. L'altro, con la possibilità di spalmare questi crediti in 5-10 anni, perché non esiste lo spazio fisico e finanziario per restituire immediatamente al circuito finanziario stesso questi 77 miliardi. Di questa situazione molto grave qualcuno dovrà prima o poi assumersi le responsabilità, nell'immediato l'ha dovuto fare questo governo, ma già il governo Draghi e anche lo stesso governo Conte erano intervenuti cercando di limitare le truffe che ad oggi ammontano a circa 10 miliardi di accertato. È una situazione potenzialmente esplosiva, naturalmente coloro che avevano fatto i 110 fino ad oggi e che hanno i titoli edilizi rilasciati fino al 16 di febbraio avranno la possibilità di usufruire del superbonus, mentre per mettere anche le famiglie in condizione di fare valutazioni più appropriate sui costi è stata lasciata la possibilità di fare l'operazione fino al 90%, perché è chiaro che il meccanismo del 110 spingeva ad alzare il valore delle spese anche per le consulenze tecniche, perché tanto pagava Pantalone. Pantalone oggi non ha i soldi per pagare e questo extra profitto che tanti stavano facendo va bloccato nell'interesse del Paese. È stato presentato all'interno del Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso il calendario 2023 della Fondazione Cure Two Children. Il calendario di quest'anno è infatti dedicato a Miss Italia Toscana con gli scatti realizzati da Giovanni Rastrelli durante la finale dell'edizione 2022 andata in scena lo scorso settembre a Casciana Terme con testimonial importanti come Carlo Conti e Leonardo Pedaccioni. Nonostante il nome internazionale Cure Two Children, è un'associazione del territorio toscano, anzi meglio proprio fiorentino, con sede a Campi Bisenzio. Un appuntamento annuale che si svolge qui presso il Consiglio regionale, anche perché la Commissione Sanità del Consiglio regionale da anni segue la nostra attività nel mondo. Come tutti sapete, sono ormai oltre 16 anni che curiamo bambini in paesi poveri, in paesi emergenti, e dove i nostri progetti hanno dato davvero risultati molto lusinghieri. Il calendario di quest'anno è dedicato a un progetto molto ambizioso, perché lo scorso anno, a giugno, siamo stati in Camerun, dove abbiamo fatto nascere una collaborazione con un centro pediatrico locale. E ci siamo fatti carico di 100 bambini inizialmente, 100 bambini oncologici. Immaginate voi che impegno è per noi, ma siamo sicuri che questo progetto rappresenterà per noi, per la Cure Two Children, per i nostri sostenitori, l'apice del nostro successo, perché portare l'oncologia pediatrica in Camerun, dove non è garantita neanche una corretta diagnosi, potete immaginare voi che quanta gratificazione abbiamo noi, genitori della fondazione, ma anche lo staff medico, per aver portato l'oncologia pediatrica in un paese così in difficoltà come l'Africa. Siamo davvero felici di poter ospitare anche quest'anno la presentazione del calendario di Cure Two Children. È un modo per fare anche noi la nostra parte, per sostenere iniziative di sensibilizzazione, iniziative di volontariato, iniziative
tese a sostenere chi soffre. Penso che ogni qualvolta una associazione venga da noi e ci porti iniziative come queste, noi dobbiamo aprire le porte dell'Assemblea legislativa, perché ogni iniziativa di questo genere è un fiore che noi piantiamo in un campo che dovrebbe essere quello del volontariato, del sostegno a chi soffre, e ogni iniziativa di questo genere merita il plauso. A Cure to Children un plauso doppio per il lavoro importante che porta avanti ormai da tanti anni, un lavoro davvero che rende più bello il mondo in cui viviamo. Questa fondazione che porta la cura ai bimbi nei paesi emergenti, tumori, malattie del sangue, quanto è importante la solidarietà, la presenza, la cura attiva. Dobbiamo soltanto dire grazie, noi che facciamo parte delle istituzioni, donne e uomini, a queste fondazioni che operano in modo così incisivo, così generoso, in modo così determinante, lasciatemi dire, perché veramente c'è molto da fare per il prossimo. Continuo a dirlo quasi tutti i giorni, la cosa principale che dovremmo fare noi dalle istituzioni è avere proprio la cura verso l'altro. Ecco, cerchiamo di vivere in un mondo così e fondazioni come Cure to Children ci aiutano a farlo. E con il calendario e la beneficenza Cure to Children si conclude anche l'appuntamento con Dentro il Consiglio. Il prossimo aggiornamento tra 7 giorni, vi ricordo, per tutte le informazioni www.inconsiglio.it. Grazie per essere stati con noi e quindi vi aspetto tra 7 giorni sempre qua Dentro il Consiglio.